Ma sì, sono proprio io, vedete, sono proprio io, sono il ministro Beatrice Lorenzin. Ma a nessun ministro gli poteva capitare di fare il ministro in un momento brutto come questo. Cioè, devo gestire la questione stamina e ci sono due luminari della scienza che sono in contrapposizione. C'è il grande scienziato Camillo Ricordi, un grandissimo scienziato, è un italiano che lavora negli Stati Uniti che è favorevole a Stamina, e c'è la scienziata italiana Elena Cattaneo che invece no, ha un odio feroce per Stamina, ma io preferisco stare con Elena Cattaneo che lavora in Italia e poi sta anche al Senato. Poi c'è la questione della fecondazione eterologa e io non ci capisco più, scusate il termine, non ci capisco più un cazzo, capito? Perché c'è un certo Serafino Massoni che è autore di questo libraccio, questo libraccio, e dicono pure che questo libraccio adesso va in tutto il mondo nella sua nuova versione di lingua inglese. E Serafino Massoni dice che i figli, nel caso dell'eterologa, non sono di chi ci ha messo lo sperma, non sono di chi ci ha messo lo sperma, insomma, non sono di chi ci ha messo i gameti, cioè il gamete maschile e il gamete femminile, non sono, no. E i figli sono della donna che li ha tenuti in grembo per 9 mesi e ha fatto pure un video intitolato Genetica Grande Idea, mo me lo vado a vedere il video intitolato Genetica Grande Idea, vediamo un po' se ci capisco qualcosa. È la faccenda dell'eterologa, va bene, ma guardate un po' che roba. Mo c'è pure Serafino Massoni che mi mette in agitazione, mi mette tutta in agitazione. Va bene, speriamo nel Signore. Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Beatrice Lorenzin, che sono in tanta ansia, in tanta ansia.